Ben ritrovati da Alessandro Milan. È con noi il direttore del Foglio, Giuliano Ferrara. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno. Perché da 3 giorni non va in onda in Rai? Perché non ne ho voglia. Non ne ho. Mettiamola così. Vabbè. E i contratti che si fa? Uno fa il contratto e non c'ho voglia. Mettiamola così. Non erano comunque le domande alle quali intendevo rispondere. Sono cazzi miei, diciamo. Vabbè. Insomma, Andiamo avanti. Ho capito, però, Ferrara. Andiamo avanti, grazie. Andiamo avanti. Non si può sapere perché da 3 giorni vai a lungo. Andiamo avanti. Oggi almeno andrà in onda, questo lo possiamo sapere. Andiamo avanti. Cazzi di Giuliano Ferrara. Bravo. Bel titolo. Bellissimo titolo. Va peggio a Sallusti, forse. Ha visto che forse va in carcere. Ma andrà in carcere. Che facciamo, la mattinata delle spiritosate? Ma che vuol dire, Ferrara? Ma che facciamo? Non ho capito. È una trasmissione politica o è satira? Perché mi viene da dire prima. Sallusti è in carcere. Che c'entra Sallusti con... Che vuol dire? Che noia, ragazzi. Sallusti è in carcere, questa allora, è la notizia. Sallusti è una questione molto importante. È certo non che è una questione importante. Gli spiritosi, capito? Ma non ho fatto lo spiritoso. Allora, va peggio a Sallusti, che è? Dove siamo? Vabbè, allora togliamo va peggio a Sallusti. Sallusti è in carcere, cioè questa è stata la condanna definitiva. Intanto Sallusti è stato condannato per un articolo che realizzava oggettivamente una diffamazione, quindi è censurabile, scritto non da lui nel 2007, ed è stato condannato non a un risarcimento, cosa giusta, ma alla galera. La galera per un articolo è una cosa grottesca, contraria a una giusta tradizione di diritto che oggi ha, diciamo, la prevalenza nella giurisdizione europea, e quindi bisogna cambiare la giurisdizione o graziare Sallusti ed evitare che un direttore di giornale vada in galera. E su questo non ci sono dubbi, ma infatti c'è una solidarietà tra l'altro di tutti oggi sui giornali. No, però tutti no, tutti non è vero. 90%, c'è una solidarietà vera di alcune persone che tengono i principi liberali, e tra queste effettivamente ci sono anche molti avversari di Sallusti e direttori di grandi giornali, perché poi il problema della diffamazione in diritto riguarda tutti i giornali, chiunque sia direttore di una testata e, diciamo, abbia questo famoso problema dell'omesso controllo su ciò che si pubblica. Però ci sono anche fior di testimonianze avverse, c'è Massimo Fini che sul Fatto Quotidiano si augura che Sallusti vada più presto in galera, e, insomma, c'è molta robaccia. C'è anche il professor Barberis oggi sul Secolo XIX scrive: ma che smettiamola, in quell'articolo sono state scritte delle cose false, cioè palesemente accertate come false, e quindi se c'è una legge o si cambia la legge o quella legge va applicata, e non è che i giornalisti sono diversi dagli altri. Sì, appunto, ci sono molti che sostengono che la galera per un articolo è tutto sommato una sanzione accettabile. Io penso che la galera per l'omesso controllo sull'articolo scritto da un altro abbia un effetto intimidatorio, insomma, diciamo che qualunque direttore di giornale diventa praticamente un avvocato, ecco, non più un giornalista, non più uno che agita problemi, che quindi può sbagliare, che quindi è in dovere di risarcire, che è in dovere di rettificare, che è in dovere di cospargersi la testa di cenere se fa una cosa gravemente lesiva dell'onorabilità di un altro. Ma se il punto è che va in galera, diventa un commissario ad acta, cioè uno che prende queste carte che gli passano i suoi cronisti, i quali naturalmente sono tenuti al famoso diritto di informare i lettori, e ci mette un timbro di procura, cioè questa si va in galera, questa non si va in galera, questa si può, questa non si può, eccetera. Sì, un mondo così può essere anche, diciamo, migliore dal punto di vista del controllo di legalità, come direbbe Barberis. Il problema è che questo altro forse dovrebbe dire sono stato io a scrivere questo articolo, perché l'ha scritto sotto pseudonimo, come si fa a accertare chi è? Sì, anche questo è un problema, naturalmente. Cioè, perché se uno scrive sotto pseudonimo, poi gli si chiede al direttore o al giornale chi è che l'ha scritto questo articolo, che dobbiamo correlarlo, e non si dice chi è, e in questo caso il direttore è finito in mezzo, ecco. Sì, certo. No, ma è una storia piena di insidie, questo non si può naturalmente negare. Noi facciamo un mestiere abbastanza spregevole, sia lei che io, lei è giornalista, no? Sì, mi pare di sì. Ecco, abbastanza spregevole. Posso farlo? Sì, spero di sì. Insomma, c'ho la tessera, questo, ecco. E quando siamo autoironici lo riconosciamo anche, perché mettiamo in pubblico, in piazza, in forme spesso sbrigative, eccetera, la vita degli altri. Quindi siamo un po' spie, un po'
poi siamo abborracciatori, non approfondiamo, dobbiamo tutti i giorni, in 24 ore, dare un'idea del mondo, si figuri un po'. Non ci riescono i grandi romanzieri in 900 pagine di romanzo, ci dobbiamo riuscire noi in 30 pagine di giornale. Quindi, diciamo, mestiere spregevole, esposto a gravi rischi, e la gente ha ragione anche di diffidare dei giornalisti, appunto i gazzettieri. Questo non vuol dire che si debba pagare con la galera un articolo di giornale, questo no, perché francamente c'è tutto lo spazio per, ripeto, dalla rettifica in poi anche al risarcimento in denaro, sì, trovare modi diversi, dire qualcosa a chi è stato diffamato. Però non è che Sallusti o comunque se la debba prendere soprattutto con i politici che non hanno fatto nulla, cioè hanno promesso di depenalizzare questo reato e non l'hanno fatto. Cioè un magistrato che cosa deve applicare? La legge che c'è, certo l'ha fatta in maniera severa, probabilmente, sì, hanno esagerato. No, vabbè, l'osservazione sul comportamento della quinta sezione penale della Cassazione è ovvia. Il procuratore generale aveva offerto, diciamo così, una interpretazione della sentenza di condanna in appello particolarmente severa e anche un po' misteriosa nella sua genesi, perché poi ogni processo ha una sua storia. Comunque adesso non voglio stare a criticare quella sentenza. Dico che quella sentenza il procuratore generale della Cassazione, non io, non Sallusti, non Mauro, non Calabresi, non i direttori di giornali, non De Bortoli, l'aveva criticata, aveva detto è buona per tanti aspetti, non è però non è impeccabile, perché il tema delle attenuanti generiche, che sarebbe stato dovuto in sentenza, avrebbe condotto a una riduzione della pena e quindi al non mandare in galera un giornalista. Sembrava una soluzione in mattinata, ma nel pomeriggio è stata data l'interpretazione più rigorista. Sì. Insomma, io adesso non voglio fare insinuazioni e non vorrei neanche andare in galera, d'altra parte, ma insomma, diciamo che l'aria è quella di una sentenza umorale, se non umorale, politica. Cioè, diamo un po' una lezione a un giornalista di destra, un po' ribaldo, che dirige un giornale fatto di titoli molto squillanti, di trascinamento ideologico, eccetera. Qualche anno fa ha fatto un errore, non ha controllato un articolo che attribuiva un fatto falso a un magistrato, il magistrato tra l'altro fa parte della nostra corporazione. Mandiamo un avvertimento, così la smettono di prendersela con i Cioè dice ancora la storia dei magistrati rossi ancora. Come? La storia dei magistrati rossi, diciamo così, possiamo. No, io non ho mai usato questo termine. È di destra, rossi, quindi. Che mi sembra un po', come dire, un po' primitivo. No, è che i magistrati ovviamente occupano un posto centrale nella vita italiana, sono più importanti oggi dei giornalisti e spesso anche degli uomini politici. E si difendono forse anche con sentenze un po' umorali, un po' simboliche, ecco, la giustizia un po' sommaria, di dire vada in galera uno per educarne 100. E questo è un fatto che riguarda tutti. Le chiedo questo, cambiando discorso, Francone Fiorito cosa le ispira? Quello che ha detto io tiravo le monetine a Craxi. Sì, ma guardi, io sono veramente stupito dal chiasso che si fa, cioè sono praticamente, adesso lo spread è tornato a livelli imbarazzanti, la borsa è caduta del 3,3%, spero si torni ad affrontare le vere questioni di un paese come l'Italia, che è un grande paese europeo, con delle banche, con un potere bancario e finanziario da mettere in discussione, con una politica estera da realizzare, eccetera, eccetera, e con un'economia da salvare, con il lavoro che non c'è. Ecco, no, sono 3 settimane che si parla soltanto delle note spese di un burino di sociaria, cioè di non andare in galera per aver detto burino, lo dico affettuosamente, che nessuno conosceva, di cui nessuno sapeva niente, di cui nessuno avrebbe saputo niente, se non per il fatto che aspirava come una sanguisuga. Ma lui ha scoperchiato un sistema dell'erario pubblico in una regione come il Lazio e si rimetteva sui suoi conti. Ma lui ha scoperchiato un sistema. Bisogna naturalmente sanzionarla con le armi del diritto, eccetera, e anche l'informazione deve darne conto, ma non si può rimanere appesi a Franco Fiorito. Ma no, questo no, però lui ha scoperto un sistema, cioè così pare che in tutte le regioni funzioni, quindi sono milioni e milioni di soldi. Infatti la cosa importante è che la conferenza delle regioni, il governo e chiunque ha il potere di farlo legislativamente, sanzionino questo fatto togliendo i quattrini, insomma i rapaci. Bisogna tagliare le unghie ai ladri, non parlare dei ladri e fare uno psicodramma intorno ai ladri di oltre un mese, insomma, perché sennò un paese poi non riesce a emendarsi
Ma non è che tutti siamo potenzialmente ladri e quindi più che le unghie... Oltretutto il Lazio, scusi, volevo solo osservare questo. La Polverini se n'è andata, anche lei ha fatto troppo starnazzato, secondo me. Poi ci sono tutti questi ladri, ladroni, arraffoni del Consiglio regionale. Poi ci sono le feste in maschera. Ma diciamo, il precedente Consiglio regionale è morto perché il suo presidente, poveraccio, aveva evidentemente dei problemi, è finito in un giro di prostituzione, di transessuali, con dei carabinieri felloni in storia di cocaina e di malversazioni legate alla droga. Quello precedente ancora, c'è stato il famoso, che non si è mai capito dove se era vero o falso, Watergate. Cioè tra un mese credo la sentenza definitiva, Storace ce l'ha detto l'altro ieri. Che, naturalmente sia positiva per Storace, però voglio dire, insomma, non è che il Lazio sia... questa specchiata casa di vento. Sì, non ce n'è uno che va appunto, in porto. Insomma, lo sappiamo da 15 anni che nel Lazio succedono le peggio cose. Adesso vogliamo continuare per altri 2 mesi a parlare dello scandalo di Fiorito, ma vogliamo proprio farci del male. No, dello scandalo di Fiorito allargato a tutta l'Italia, a tutte le regioni, se questo sì, e questo magari sì. Sì, ma ripeto, certo, bisogna che non abbia, ma è ovvio che se tu dai 20 milioni per il funzionamento dei gruppi regionali del Lazio, e questi se li rubano. O della Toscana, ma non credo che lì le cose siano in questo modo, e poi la tentazione di questi qui di approfittarsene o stampando un numero eccessivo e noioso di manifesti è inutile, oppure facendo delle feste e delle vacanze nei resort esotici è notevole. Allora, leviamogli almeno la tentazione, ma smettiamo di far ruotare l'universo mondo intorno a quattro ladri e ruba galline. Ferrara, io la devo salutare. Posso permettermi di chiederle se stasera la vedremo? Sono soldi della Rai, tra l'altro, quindi sono soldi pubblici. C'è una famosa... Che vuol dire cazzi miei? C'è una famosa dicitura, si chiama fine delle trasmissioni. Ah, ecco, poi basta. Si suona l'inno nazionale. Anche se è servizio pubblico, quindi... Il cielo, le nuvole, eccetera. Accontentatevi di questo. Scopriremo alle 8:30, lo scopriremo accendendo la TV. Grazie a Giuliano Ferrara. Grande dilemma che verrà svelato questa sera dopo il TG1. Ferrara, che da 3 giorni non va più in onda con Radio Londa, ma sono cazzi suoi.